ad una nuova puntata di Figure to You. Ospite di oggi la vice campionessa italiana Ginevra Negrello. E allora vado subito a chiamarla perché dovrebbe già essere collegata con noi. Ciao Ginevra, Ciao, benvenuta. ciao, grazie Grazie a te di essere qui con noi oggi. Innanzitutto, come stai? mille. Sto bene, grazie. Che voto daresti a questa tua stagione? Allora, sicuramente è stata una stagione con alti e bassi, come è normale anche che sia nel percorso di un atleta. Sicuramente il momento che ricordo con più felicità, che mi è piaciuto di più, è stato il campionato italiano, dove appunto sono riuscita a ottenere la medaglia d'argento ed è stato molto bello e importante per me perché ho gareggiato il giorno del mio compleanno, dove ho compiuto i 18 anni, quindi è un momento che ricordo proprio con molta felicità. Sì, Un regalo bellissimo per il tuo 18esimo. esattamente. E invece, qual è stato un momento difficile di questa stagione, magari quello un po' più complicato? Sicuramente l'inizio della stagione non è stato semplice, anche per quello che succedeva fuori dal pattinaggio, perché ci sono stati dei momenti che sono andati un po' così, però sono comunque contenta che dopo quelli sono riuscita a prepararmi bene per i campionati italiani e poi anche continuare il resto della stagione. Invece, che cosa hai fatto nell'off-season? Sei riuscita a staccare un po' una volta finita la stagione prima di ricominciare la preparazione per la stagione che inizierà appunto da settembre? Allora, sicuramente ho pensato ai programmi nuovi, ho valutato con i miei allenatori se tenere o se modificare e abbiamo scelto di cambiare un programma e per il resto in realtà ho continuato ad allenarmi normalmente e a studiare perché a breve avrò la maturità, gli esami e quindi dopo quelli riuscirò a concedermi un po' di riposo, spero. Vacanza. E Sì. cosa studi tu? Ok, Faccio il liceo scientifico sportivo. e hai parlato appunto prima della decisione di cambiare uno dei due programmi. Quale cambierai? Sì, cambierò il lungo, il corto invece lo terrò perché mi piaceva di più, me lo sentivo più mio e vorrei portarlo di nuovo alla prossima stagione con qualche modifica, sperando di migliorarlo ancora di più e farlo ancora più mio, diciamo. Le musiche del lungo le avete già definite, sono ancora in fase di elaborazione. Stiamo ancora valutando bene, E scegliendo. su cosa senti di dover migliorare maggiormente in vista dell'anno prossimo? Penso sul programma di gara in generale, nel senso riuscire a conciliare sia la parte artistica che i salti, le trottole, comunque gli elementi tecnici e provarli tanto in allenamento per avere sempre più fiducia, perché poi quando vai in gara risulta più semplice. Certo. E invece il tuo team di lavoro, Ginevra, com'è composto? Allora, mi alleno tutti i giorni con i miei allenatori che sono Alessandra Buzzi e Mirko Antolini. Poi, per quanto riguarda la coreografia, i miei programmi sono sempre stati costruiti da Giancarlo Semplicini. E poi, invece, per quanto riguarda la parte off-ice, lavoro con Corrado Giordani per la danza e anche per ripulire e raffinare, diciamo, le coreografie in pista. E poi sicuramente c'è la parte della preparazione atletica, quindi ginnastica, e facciamo anche yoga noi. Piace fare yoga? Sì, è una cosa nuova che abbiamo provato quest'anno. Sicuramente penso che possa aiutare sia nel pattinaggio che nella vita in generale, perché ti aiuta ad avere più consapevolezza del tuo corpo, anche del tuo respiro e diciamo ci hanno anche insegnato magari appunto a controllare la respirazione per i momenti in cui sei un po' agitata, quindi sicuramente per gli atleti può essere un valore aggiunto.
Certo. E invece quest'estate dove ti allenerai? E poi hai un'idea di dove, da quale gara comincerà la nuova stagione? Allora, fino a fine giugno mi alleno a Varese nel mio palaghiaccio, La poi, ghiaccio nuova, tra l'altro. esatto. Poi a luglio andrò a Piazza Torre a fare lo stage con la mia società, poi avrò una settimana di vacanza perché prima non riesco ad andare appunto perché ho gli esami e poi continuerò la mia preparazione qua vicino a casa a Bellinzona in Svizzera con i miei allenatori. Fino a quando non riapre qua a Varese il mio palaghiaccio, che dovrebbe essere dopo Ferragosto. E per quanto riguarda le gare, in realtà non so ancora quale sarà la mia prima gara o quando sarà. Qual è, Ginevra, l'aspetto che più ti piace del pattinaggio su ghiaccio? La coreografia, sicuramente. Mi piace fare i salti, le trottole. Però solo seguire il ritmo della musica e anche inventare da sola le coreografie mi piace tantissimo, proprio come se stessi solamente ballando, danzando. Ecco, tu studi, come hai detto prima, al liceo scientifico sportivo e pattini. Come si conciliano queste due cose? Com'è la tua giornata? Allora, io faccio una scuola normale. Non seguo lezioni online, quindi la mattina vado proprio a scuola, seguo le lezioni fino a mezzogiorno e mezza, poi vado all'allenamento per 3 o 4 ore, dipende dai giorni, e quando torno a casa semplicemente studio, faccio i compiti fino magari più o meno all'ora di cena. E è importante sicuramente trovare una scuola che ti aiuti sia dal punto di vista dell'organizzazione, quindi magari avere le interrogazioni programmate, e sia, devo dire che per me non è molto difficile perché mi piace studiare e anche è una cosa che faccio senza particolare peso, proprio mi piace e quindi risulta più facile sicuramente. Insomma, sono giornate pienissime, non hai tempo di annoiarti. Ma nel tempo libero, che cosa ti piace fare? Quali sono i tuoi hobby? Allora, il mio passione più grande è la Formula 1, quindi quando c'è sicuramente la guardo sempre e poi mi piace sicuramente uscire con gli amici o stare con la famiglia, dedicare del tempo a loro per rilassarsi e sì, questo. Ragazza è Ginevra fuori dal pattinaggio. Cerco sempre di essere contenta di vedere le cose positive e di rendermi conto delle fortune che abbiamo tutti i giorni, quindi di apprezzare appunto quello che ho e mi piace stare in compagnia e condividere i momenti con le altre persone e cercare di costruire appunto sempre i bei ricordi. Nel pattinaggio hai un atleta di riferimento? C'è una campionessa alla quale ti ispiri? Il mio pattinatore preferito è Yuzuru Hanyu, è 2 volte campione olimpico, mentre attualmente non ho una vera pattinatrice preferita. Invece, che consiglio daresti alle bambine che si avvicinano per la prima volta a questo meraviglioso sport? Allora, sicuramente la cosa più importante è la passione e il divertimento, sia che si sia bambini o che si sia atleti professionisti, questo è molto importante perché senza quello è molto più difficile impegnarsi, lavorare e quindi raggiungere i risultati. Sicuramente, come in tutti gli sport, serve molta dedizione, molto impegno e perché non è solo la parte fisica che va allenata, quindi salti, tecnica, resistenza, ma c'è una grande componente anche della testa. E quindi saranno tanti momenti difficili, però si possono superare e quindi è importante essere determinati e cercare di continuare sempre.
Qual è invece il tuo sogno nel cassetto? Sicuramente il sogno, come quello di qualsiasi atleta, è andare alle Olimpiadi, però è una cosa che se accadrà tra molto tempo, quindi preferisco concentrarmi su magari obiettivi più piccoli a breve termine, quindi concentrarmi su quello che avverrà tra poco e cercare appunto quel che è cercare di presentarmi nella miglior forma possibile e soprattutto di divertirmi. Allora Ginevra, io ti ringrazio, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Poi torneremo a sentirci più avanti, magari a ridosso dell'inizio di stagione, così ci Va racconterai bene. anche il tuo nuovo programma lungo. Ok, va bene. Noi siamo in conclusione, ringrazio Ginevra Negrello per essere stata nostra ospite oggi e come sempre anche Stefano in regia. Vi ricordo che Figure to You torna martedì prossimo alle 20:20. Grazie per averci seguito ed una buona serata. Ciao Ginevra, grazie! Ciao.